suono lungo, poi un tremolo. E l'effetto del tremolo. Un glissato. Questo strumento qua si può imparare più a scuola, mi raccomando, tenete presente che nei corsi di Creativamente c'è anche il violino quest'anno da sempre, e quindi possiamo imparare a suonare anche questo strumento che è bellissimo. Il flauto, sentiamo la gara di un flauto attraverso, sono pure qua. Lato traverso di questo strumento che potete impararlo quest'anno, parliamo anche una forte, una delle maestre che può suonare la cucina. Poi sentiamo. Io che voglio suonare, magari la faccio vedere. Io sono Roberta, la maestra di pianoforte, e lei anche è l'altra maestra. Noi useremo questi libri, vedete, per imparare le note usiamo questi libri con dei mostriciattoli. Ogni libro, ogni nota corrisponderà a un mostro colorato e voi potrete da suonare anche solo una scaletta, anche solo le cinque note. Sentire un pezzettino. È giusto il corpo. Ma adesso sto facendo un pezzettino. Batteria, ci fai sentire qualcosa? Quest'anno lavoreremo sul grande strumento che abbiamo tutti noi. Ci abbiamo in tasca, ci abbiamo nelle tasche, sopra maglietta, sopra. Sì, perché il grande strumento che abbiamo tutti noi è il corpo. Wow, che bello il corpo. E col corpo possiamo fare tutto. Quest'anno il corpo di teatro. Uè, orecchie.
quest'anno col corso di teatro lavoreremo sull'interpretazione. E quindi cosa vuol dire? Interpretare vuol dire che in scena possiamo... Mi spiego molto dopo! E il momento dopo, Leonardo, se mi fai arrabbiare, io non ti parlo più. Okay. Tutto questo durante le lezioni di questo anno. E faremo il martedì pomeriggio dall'una alle due e dalle due alle tre. Vedremo quanti sarete, se siete in tanti magari cambieremo qualcosina. Grazie mille per l'attenzione, ci vediamo il martedì pomeriggio. Ciao!